a grandissima richiesta il super riassuntone epico di Sensei allo Canvas. La storia è ambientata 243 anni prima di quella che tutti conosciamo e comincia con il pittore orfano Aaron che per qualche strano motivo nell'edizione doppiata in italiano hanno chiamato Alon, dimenticandosi che i giapponesi sbagliano gli accenti delle parole straniere e non sono tanto capaci di distinguere la L dalla R. Vabbè. Quindi Aaron, pronunciato da un giapponese, diventa Alon, che tradotto e riadattato da un raccomandato che non era sufficientemente qualificato per fare il suo lavoro, diventa Alon, una parola inglese che significa solo e che non è un nome in nessuna lingua conosciuta sulla terra, e anche se fosse, che nome triste. Fra l'altro, essendo Aaron un personaggio italiano, chiamarlo semplicemente Aronne, no, sarebbe stato troppo giusto? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque sto tizio è chiaramente bullizzato, perché con un nome del genere che cazzo pretendevi di fare tante amicizie? Però un amico, a dire il vero, ce l'ha, Tenma, anch'egli rigorosamente orfano. Poi però, anche se manca ancora un bel po' di tempo a Natale, arriva una certa Pandora e noi capiamo che Aaron, anche se sembrava il classico ragazzo buono buono e puro, è forse invece destinato a diventare cattivo cattivo, in quanto prescelto per la solita reincarnazione del dio Hades, anche se da questa immagine sembrerebbe più scelto per la reincarnazione di una tartaruga. Poi ci presentano il giovane Doko, cavaliere d'oro della bilancia, che però inspiegabilmente ha come simbolo una tigre, e per rendere tutto ancora un po' più confuso a noi occidentali, il suo colpo segreto si basa sui draghi. Però tutti i nerd del mondo sanno che tigre e drago, nella mitologia cinese, sono forze contrapposte ed equivalenti, lo yin e lo yang, e quindi essendo equivalenti sono perfette per simboleggiare il bilanciamento dell'universo, la bilancia appunto. E quindi se tutti lo sanno, perché lo sto dicendo? Boh, troppi video su YouTube mi avranno fatto diventare scemo. Ma mai comunque quanto Tenma, che sta cercando a tutti i costi di spappolarsi una mano da solo colpendo un cumulo di rocce grande 100 volte lui. Doko così avverte la sua immensa deficienza, la sua immensa potenza, e decide di portarlo con sé al santuario per addestrarlo a controllare il cosmo al fine di farlo diventare un cavaliere. Qui, oltre a scontrarsi subito appena arrivato con un bullo identico tale quale a lui, fatta eccezione per il colore dei capelli, Tenma si incontra con Sasha, un'altra orfana, sua vecchia amica di infanzia, sorella di Aaron, e niente popò di meno che una gran bella figa, niente popò di meno che la reincarnazione della dea Atena. Due anni dopo Tenma è diventato cavaliere di Pegasus, e a causa del manifestarsi di sconosciute forze del male, assieme ad altri cavalieri di bronzo, d'argento e d'oro, partirà per ritornare in Italia. Scopriamo infatti che Tenma è mezzo giapponese e mezzo italiano, che molti personaggi sono invece proprio completamente italiani, come i già visti Aaron e Sasha, e che una parte della storia si svolge proprio nel nostro paese. Oh, che bellezza! Sarà per questo che qui da noi questa serie è tanto apprezzata e rimpianta con amara nostalgia? Boh. Comunque scopriamo anche che il cavaliere dell'unicorno, Yato, altro nome tipicamente italiano proprio, in questa serie è forte tanto quanto quello della serie classica. Infatti viene sconfitto subito. È stato proprio quel maledetto di Aaron, ormai posseduto dal dio degli inferi, che ha deciso di distruggere il villaggio dove lui e il suo amichetto Tenma sono cresciuti. Perché sì. E anziché azzuffarsi come due vecchi amici, ormai rivali mortali, stanno lì fra le macerie fumanti di quella che un tempo era la loro casa, a chiacchierare tranquillamente delle doti artistiche di Aaron, che poi, con la sola imposizione dei pennelli, trasforma Tenma nel prossimo protagonista dell'esorcista. Poi cambia colore dei capelli e la trasformazione nella nemesi principale è completa. Doko lo attacca, ma si rivela essere una cagata. Infatti verrà fermato dallo specter cagato di Bennu. Aaron però interrompe lo scontro dicendo che non sopporta i combattimenti inutili. E qui sono d'accordo pure io. Però, voglio dire, cioè, e andare in giro a radere al suolo villaggi uccidendo centinaia di innocenti solo per ferire gli amici invece ti piace? Tenma però ovviamente è morto solo al 99%, così viene portato da Yato e da Yuzuriha nel Jamir, dove colui che chiamano maestro è in grado di riparare le armature. Speriamo sia capace di farlo anche con gli esseri umani, perché pure Yato non mi sembra messo troppo bene. Poi lui e la tizia dal nome quasi impronunciabile vengono mandati nell'Ade per salvare Tenma, che è lì imprigionato, ma alla fine sarà lui a salvare loro dallo Specter Fedor della Mandragola. Intanto al Grande Tempio arrivano altri Specter capeggiati dal minaccioso Minosse del Grifone, ma si troveranno di fronte il cavaliere d'oro dei pesci, dal nome alquanto imbarazzante. Si chiama, devo dirlo per forza, va bene, si chiama Alba Fica. Sì, si chiama così, Alba Fica. Perché il punto davvero forte di questa serie animata, come già abbiamo potuto appurare, sono proprio i nomi dei personaggi. La differenza sostanziale però fra questo Alba Fica e il suo successore, ovvero Afrodite, è che Alba Fica sembra essere etero, ma non ne sono comunque troppo sicuro. Con facilità sconfigge Niobe, ma Minosse è troppo anche per lui. Così finisce marionettizzato e mazzolato
annullato. Non contento, Minosse distrugge un villaggio. E così vediamo per la seconda volta Sion dell'Ariete intervenire a difesa dei più deboli. E basta. Cioè, fa solo questo, non fa altro. Alba Fica, però, non era davvero morto. E prima di esalare l'ultimo respiro, riesce a colpire Minosse con una rosa, avvelenandolo a morte. Peccato però che Hades possa riportare in vita tutti gli Spectre morti con un semplice soffio. Perciò le sbatte dei nostri amici sono praticamente tutte inutili. Andiamo bene! Intanto Thelma e gli altri, arrivati nell'aldilà, dovranno vedersela col tenero cucciolone Cerbero, il cane tricefalo guardiano degli inferi, desideroso di affetto. Ma siccome Thelma è più un amante dei gatti, lo sistema con un Pegasus Ryusei Ken. Poi il ragazzo viene attaccato da Smita della Vergine, cavaliere cieco che vuole metterlo alla prova e nel frattempo magari cercare di vendergli anche qualche tappeto. Ma siccome Thelma non ne vuole sapere di comprare, a Smita gli leva tutti e cinque i sensi. Però questo scontro era solo un'illusione e i nostri tornano nel regno dei vivi in Columi. Anzi, Asmita dona perfino il suo sangue per riparare l'armatura di Thelma. E siccome nemmeno gli Spectre gli comprano i tappeti, si sacrifica donando tutto il suo cosmo per completare il rosario che permetterà ai cavalieri di affrontare gli Spectre ad armi pari. Ma scusate, ma non sarebbe stato meglio se non si fosse sacrificato e fosse andato invece a dargli una mano? Deve essere un demente! Nel frattempo, il Cavaliere del Toro, anch'esso di nome Aldebaran, come già detto i nomi sono davvero il punto forte di questa serie, sta usando Cagato di Bennu per spazzare un po' il pavimento, costringendo l'avversario alla ritirata. E bravo Toro, sei un po' meglio del tuo successore. Sisifo del Sagittario, invece, scaglia la sua leggendaria freccia contro Hades. Ma se non l'avete ancora capito, gli dèi di questa serie hanno il vizietto di rispedire indietro frecce. Perciò Sisifo ci saluta subito, colpito a morte dalla sua stessa freccia. Destino molto ingrato per voi tutti del segno del Sagittario, condannati a vedere il vostro rappresentante crepare sempre prima di subito. Ma cambiando totalmente argomento, le tette di Atena si sono ingrandite parecchio o è solo una mia impressione? Hades cerca quindi di colpire Thelma, ma viene fermato dal gran sacerdote con dei foglietti scarabocchiati. A sto punto arriva anche Pandora in carrozza, e quindi ci sbolognano decine di minuti di tediosi discorsi, tanto tediosi che perfino Hades si scassa il cazzo e se ne va, ma non prima di lanciare una simpatica minaccia. Quando avrà terminato il quadro che sta dipingendo, ogni forma di vita cesserà di esistere. Toro invece purtroppo cessa di esistere il giorno dopo, ma stavolta con grandissima dignità. Infatti si sacrifica per sconfiggere due Spectre che lo attaccano insieme mentre tutti dormono, schiattando in piedi davvero duro. Thelma, Yato e Yuzuri-ha si recano di nuovo in Italia e lo Spectre italiano che ci propinano è una certa Veronica di Nasu, che ha il nome da donna, l'aspetto da donna, ma la voce da uomo. E quindi, se vivesse nella nostra epoca, sarebbe tutto il giorno sul web a darsi al vittimismo, proiettando indignazione in ogni dove, perché tutti continuerebbero a rivolgersi a lei utilizzando pronomi femminili, nonostante tutti gli indizi più evidenti, nome compreso, riconducano immancabilmente a quella soluzione. E siccome il suo nome è Veronica e non Veronico, io mi rivolgo a lei al femminile. Detto questo, Veronica mette in difficoltà i nostri con mosche e zombie. Così a salvare la situazione arriva Manigoldo, cavaliere d'oro del cancro. Veronica però sembra essere immortale, così verrà trasportata dal cavaliere nell'aldilà e poi bruciata con i fuochi fatui. Ma se è immortale, fa lo stesso, no? Boh, no, a quanto pare no. Poi Manigoldo però fa il passo più lungo della gamba e attacca Thanatos, il dio della morte, che lo blocca con un dito e lo appende al muro come un quadro. Rischia anche di finire risucchiato da una voragine spazio-temporale, ma interviene di nuovo il gran sacerdote con i suoi foglietti scarabocchiati. Però Thanatos è un dio e siccome odia i grandi sacerdoti e allo stesso tempo ama le polpette di granchio, cerca di spazzare via i due, che solo sacrificandosi riusciranno a sigillare la divinità in una scatoletta. E il Sid del Capricorno fa fettine un po' di Spectre minori facendo la figura del figo, ma le cose cambiano leggermente quando arrivano i quattro dei del sonno, Oneiros, Ikelos, Phantasos e Morpheus. E il Sid è costretto a mozzarsi un braccio da Ikelos, il quale poi con un colpetto lo spara a 10 km di distanza. Che figura di merda! Questi dei riescono ad addormentare Thelma, ma ecco che ricompare il Sid con la lama di Excalibur, che siccome è fatta del suo cosmo, riesce anche dal moncherino e può tranquillamente usarla per metterla in quel posto a Phantasos e Ikelos, facendoli a fettine. Del fatto che invece obiettivamente abbia perso 6 ettolitri di sangue e quindi non dovrebbe avere nemmeno la forza di stare in piedi, figuriamoci creare Excalibur, niente, facciamo tutti finta di niente e andiamo avanti. Thelma si risveglia e così, del tutto a caso, veste la sua armatura divina di Pegasus, sconfiggendo Morpheus. Poi El Cid e Thelma si trovano a dover fronteggiare l'ultimo dio dei sogni, Oneiros, che si fonde con le anime dei fratelli e cerca di disintegrare i due cavalieri, anche se, ricordiamolo, El Cid sarebbe dovuto essere morto dissanguato almeno da 2 ore e mezza. Atena li salva
salva e i due spingono Oneiros al di fuori del mondo dei sogni per farlo a pezzi. Ma nemmeno questo basta, perché Oneiros è un dio scomponibile e funziona anche a tocchetti. Così Atena risveglia Sisifo, che scocca la sua solita freccia, e il Sid la divide in quattro, e le quattro parti del dio vengono colpite contemporaneamente, decretandone la fine. È arrivato quindi il momento per tutti i cavalieri sopravvissuti di raggiungere il castello di Hades. Ma aspettate un attimo, quanti cacchio sono? Sono un esercito! Dove erano stati tutti questi finora? E poi c'è da dire che il maestro Akurei è certamente un arzillo vecchietto per avere oltre 200 anni, ma raggiunto Hypnos dovrà faticare non poco per rinchiuderlo in una delle solite scatolette in cui tutti i giapponesi bramano di rinchiudere dei, demoni e spiriti. Chissà se un giapponese parteciperebbe senza ansie ad una puntata di Affari Tuoi, per esempio. Boh, vabbè, comunque dopo tutta sta fatica il vecchio muore ucciso da Hades. Anche Sion rischia di fare la stessa fine, ma arrivano tutti gli altri e Tenma tenta inutilmente di risvegliare il suo amico, ribeccandosi indietro tutti i colpi. Sion quindi si teletrasporta via con i cavalieri Zavorra, mentre Doko sembra si sia sacrificato, col risultato di un castello che si sgretola, Hades che se ne va a tranzollo su per la scalinata che lo conduce nel suo angolino del piccolo artista, Atena che non si scompone neanche un po', e Pegasus che si incazza e imita Ligabue, urlando contro il cielo. Fine! E anche se dovrebbe, non continua. Questa serie purtroppo finisce così, a circa metà, ma forse nemmeno, del manga, lasciandoci con la bocca più asciutta che dopo aver bevuto un barile di sabbia. Prima di chiudere, come sempre, un saluto a tutti i miei Patreons. Vi ricordo anche ogni tanto del mio fantastico negozio di magliette e non solo, anche tazze, che potete trovare su tostadora.it. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!